Siamo usciti anche dall'Europa League, ragazzi. Sì, festeggiamo. Festeggiamo, che figura di merda. Ragazzi, che figura di merda. Mi credete? Prima una volta più mi incazzavo. Prima una volta più mi arrabbiavo. Prima una volta più dicevo, mamma mia, il sangue a mano. Adesso mi viene da ridere, perché trovo il tutto molto ridicolo. Siamo ridicoli. Società, dirigente sportivo Giuni, De Laurentiis presidente, i giocatori, Gattuso detto Ottuso, fanno schifo tutti, mi stanno sui coglioni tutti quanti, e fanno tutti schifo. La situazione è diventata tragicomica, ad oggi mi viene più da ridere che da piangere. Non ci resta che piangere, dicevo, adesso non ci resta che ridere, perché mi fanno ridere. A un certo punto, quando il Napoli stava vincendo 2-1 e non riusciva a fare il terzo gol e si è divorato di tutto, mi veniva da ridere, perché sembrava il Napoli di Mazzarri quando non riusciva a segnare, gli ultimi 10 minuti giocava bene e non segnava. Ragazzi, sono disgustata, vinciamo 2-1, poi veniamo eliminati in Europa League allo Stadio Maradona con un gol preso come dei polli e dei cazzoni. Abbiamo preso un gol, ragazzi, che neanche in Serie C1. Koulibaly, Rakhman, Di Lorenzo e Maximovic, ragazzi miei, dell'estate, sul gol, quasi stavano. Avevano visto una Madonna passare sul gol tutte e quattro delle statuine. Koulibaly è tornato da poco. Non sta giocando granché, però è tornato da poco. Di Lorenzo, la brutta copia dell'anno scorso. Maximovic e Rachmani fanno uno più schifo, uno nell'umido e uno nella plastica. Vanno buttati. Gattuso lo butterei nell'immondizia più grande che ci sia, quindi o non lo so, nel vetro quello piuttosto. Li butterei tutti quanti. E mezza squadra da rifondare. Insigne non ha fatto niente oggi. Insigne, pochi tiri scialbi, nulla. Politano, e non ha fatto niente. Mertens è entrato il secondo tempo, non ha i 90 minuti nelle gambe, si è visto, ha fatto poco, nulla, ha fatto solo un assist buono dove Fabian Ruiz si è divorato un gol. Il 2-1 abbiamo fatto un grandissimo gol di Zielinski e Fabian Ruiz è stato lui la porta che si stava anche divorando il gol Fabian, quindi siamo stati fortunati. Gattuso, che a mio parere, Gattuso sta mettendo tutti i giocatori fuori ruolo. Ragazzi, abbiamo Gulam. Gulam è un giocatore che non è chissà chi, però sta molto meglio di Mario Rui. Ragazzi, da quando è entrato Gulam nel secondo tempo, il Napoli ha giocato molto meglio da quando è entrato Gulam. Perché stiamo giocando tutte le partite con Mario Rui quando hai Gulam che sta facendo bene? Quindi vorrei capire una cosa: con Gulam, anche la difesa ha giocato meglio tenendo Gulam su quella fascia come terzino sinistro. Perché Gattuso, Ottuso si è incaponito che deve giocare Mario Rui, il nano infame, lo chiamo, di 1,10 m anche lui nell'uno, deve giocare al posto di Gulam. Poi vorrei capire perché ha messo Elmas attaccante ed Elmas non ha fatto nulla. Il diamante grezzo, ma rimarrà grezzo. Come Elmas è un giocatore che sopravvalutato, che venderei a giugno, ma non puoi metterlo in attacco. Volevamo parlare di Bakayoko. Gattuso si è fatto comprare, ringraziando il cielo, 30 milioni, pure lo mandiamo nell'umido, perché Bakayoko 30 milioni di scatto, ringraziando il cielo che non lo dobbiamo riscattare, e a giugno se ne va. Ma ragazzi, ma Bakayoko 30 milioni per riscatto, è lento, sul secondo gol, sul più gol anche lui ha perso la palla a centrocampo, non fa un rilancio, non fa nulla. Fabian ha fatto il gol, non male la partita, anche se anche Fabian Ruiz si è divorato un altro gol, perché Fabian ha avuto la palla del 2, di fare il 3-1, si è divorato. E Mertens non sta bene, ma io, come ho detto, secondo me Mertens, anche se stava bene, Mertens sta molto in discesa, sta in calo, dove come dirigente un giorno, ma è finito secondo me come giocatore, non andava rinnovato. Secondo me a giugno fare Napoli deve vinterlo, vabbè. Insigne, capitano, capitano, non ha fatto un cazzo, ogni volta piange, eccetera, ma Insigne non ha fatto un cazzo, niente ragazzi. Il centrocampo, Zielinski, così così, ha fatto il gol, però il centrocampo e difesa orribile, ragazzi, perché i gol che prendiamo partono dal centrocampo. Poi Gattuso non ha dato un gioco a questo Napoli, non ha dato idee. Abbiamo cacciato Ancelotti per molto meno. Abbiamo cacciato Ancelotti per molto meno. Non capisco Gattuso veramente. Cioè, abbiamo cacciato Ancelotti che ci ha portato a passare il turno di Champions, che abbiamo perso poi con Gattuso. Sì, in campionato non stiamo facendo granché, ma Gattuso che cosa ha vinto in un anno e mezzo, quasi due? Solo la Coppa Italia contro la Juve, che a questo punto, se non era per i rigori, a marzo nemmeno quello vincevamo. Meretto spina, l'alternanza di portiere ha portato che Meretto sui gol non poteva fare niente, però
questa alternanza di portiere che pro. Poi giochiamo sempre in difesa, non sa mettere i giocatori nei loro ruoli, giocano fuori ruolo, anche questo Gattuso. Gattuso è buonissimo per allenare il Bari, l'Apre Vercelli, il Palermo, il Milan ha cacciato, non è vero che sia andato lui, perché a questo punto sto pensando che il Milan l'ha fatto per pulirgli l'immagine, ma Gattuso è troppo acerbo tecnicamente e tatticamente. Se Gattuso è allenatore importante e un allenatore forte, io sono una regina Elisabetta. Quando venne Gattuso a Napoli io avevo tante remore, disse secondo me Gattuso non è un grande allenatore e tanto motivatore, ma per il Napoli ci vuole un allenatore forte, tosto, non è quello giusto, spero di sbagliarmi. C'è un video quando venne Gattuso a Napoli che io dico secondo me Gattuso non è pronto per il Napoli. Dopo aver fatto male al Milan, secondo me doveva fare un altro po' di cavetti, come ha fatto Inzaghi col Benevento, dopo il fallimento col Milan. E infatti si è avverato, io avevo detto che Gattuso non era quello giusto per Napoli, nonostante vincemmo la Coppa Italia, io dissi, secondo me fu negli occhi, e infatti ho avuto ragione. Ci sono i video che testimoniano. Ragazzi, io sono schifata, siamo stati eliminati anche dall'Europa League, adesso abbiamo una partita a settimana. Gattuso, abbiamo una partita a settimana dove ti stanno chiedendo il quarto posto, che stai solo a meno 3 dal quarto posto dell'Atalanta. Se non mi arrivi neanche in Champions, a giugno va cacciato a calci in culo. Non va assolutamente licenziato e basta, Gattuso, ma cacciato a calci in culo. Perché Osimhen, abbiamo speso Osimhen quando vincevo una Coppa Italia con la Juve, avevamo almeno Milik, e io ho criticato Milik, a me non piace ancora oggi, ma almeno segnava. Osimhen sta sempre infortunato, forse torno fra una settimana, due settimane, non si sa. Osimhen, Lozano si è fatto male, non c'ha tanti infortuni quest'anno, non possono essere solo sfortuna, tutti i giocatori giocano ogni 3 giorni, forse una brutta preparazione atletica, forse il medico nuovo del Napoli che quando sono andato da Nicola, il dottore, lo staff medico del Napoli non è buono, forse gli allenamenti della settimana non sono buoni per il Napoli, come mai solo il Napoli a febbraio non corre più, tutti quanti corrono e solo il Napoli no? Questa è colpa di Gattuso, del suo staff. Giuntoli, dirigente sportivo di Napoli, Giuntoli non ha portato un giocatore buono in questi anni. De Laurentiis ha fallito un progetto, ragazzi. C'è da dire che De Laurentiis ha fallito un progetto. Voleva fare chissà che, ha fallito il progetto Osimhen, ha fallito il progetto Gattuso, dopo aver fallito il progetto Sarri, il progetto Ancelotti. In questi anni De Laurentiis e la società non hanno azzeccato nulla. E se adesso io non lo so se il Napoli quest'anno è in Champions, ma è il minimo, adesso avremo partita settimana a fine maggio, Gattuso, il Napoli, società, giocatori, tutto quanto, non hanno più scuse, sono incazzata più schifata che incazzata, perché io lo sapevo che non vincevamo, io l'ho detto, addirittura io ho detto che Granada vinceva pure stasera, quindi è al di sopra delle mie aspettative, però ragazzi, un gol preso come dei coglioni, il terzo gol che non entrava, oggi ci è mancato anche Lozano, che Lozano è quello che è mancato di più che corri, quest'anno anche la sfortuna, non ci sta un giocatore, tutti quanti infortunati, non è Manolas, Koulibaly, grande difesa comunque, Rachmani, Maximovic, che schifo, Mario Rui, sai, tutti quanti via, e a giugno voglio che la squadra venga rifondata a metà squadra se deve andare dei coglioni, Gattuso deve andare anche giunto, direttore sportivo, e De Laurentiis, se non è in grado di mantenere il Napoli, venda la società e se ne vada a fanculo anche lui, perché De Laurentiis, finché ci sarà lui, il Napoli non vincerà nulla, anzi, se non andiamo neanche quest'anno in Champions, il Napoli fallisce, perché De Laurentiis non spenderà, venderà solo a giugno i giocatori forti, per fare cassa, quindi se De Laurentiis si è stancato il Napoli, lo venda. Lo venda perché il Napoli se continua così falliamo, andiamo in Serie B oppure ci salviamo ogni anno a stento, perché da oggi in poi, tornando le milanesi, Inter Milan, la Juve e l'Atalanta, il Napoli il quarto posto ogni anno sarà un miraggio, quindi e anche quest'anno secondo me il Napoli non va in Champions, secondo me andiamo in Europa League, ma io che farei, non andrei neanche in Europa League, farei una partita settimana l'anno prossimo, più la Coppa Italia e basta perché l'Europa League è inutile, tanto l'anno prossimo nemmeno la vinciamo e ripartirei così a giugno. Ora io avrei cacciato Gattuso, avrei preso un allenatore dal traghettatore fine giugno per questi 3 mesi, che sia Mazzarri, che sia Benitez, che sia uno di Serie B traghettatore fine giugno e poi a giugno avrei preso un altro allenatore e sarà cacciato Ancelotti per molto meno. Detto questo ragazzi ci vediamo nel prossimo video, forza Napoli sempre, Gattuso basta, hai rotto i coglioni e anche la squadra, tanti giocatori Lobotka, Elmas, Maximovic, Rachmani, Fabian Ruiz, Osimhen, Mertens che è finito, tutti quanti sono andati dai coglioni, metà squadra da rifondare e fa, tanti sono scarsi e tanti ormai non finisce con il Napoli. Ci vediamo nel prossimo video, forza Napoli sempre ragazzi. Gattuso dice sempre le stesse cose in conferenza, e non avevamo i giocatori, e siamo abbiamo incontrato i giocatori contati, troppo infortunati, e non abbiamo usato il pericolo, che stanno ridendo tutti quanti addosso. Il veleno, non avevamo niente, dice sempre le stesse cose, è un perdente, è un allenatore che ha la mentalità da provinciale, dice sempre le stesse cose, tutti quanti giocano in 3 giorni. Poi, ripeto,
Gattuso dice sempre le stesse cose, è un provinciale, un perdente, sì, gli infortunati, ma non dovrebbe essere, ma scusa, perché Granada non era andato neanche nella sua storia, neanche ai preliminari di Europa League era andato in Granada. La rosa di stasera del Napoli, con tutti gli infortunati, quella titolare, la panchina, era di più valore rispetto a Granada, che è una squadra, ragazzi, che non si è mai qualificata neanche ai preliminari di Europa League, scadentissima. Il Granada il prossimo turno esce con qualsiasi squadra. Quindi Napoli, anche quelli non titolari, Napoli erano più forti di loro. Quindi la scusa degli infortunati non regge. Perché il Granada faceva più schifo, il Granada di noi. Non c'era mai neanche nei preliminari dell'Europa League era andato. Quindi una scusa non regge. Gattuso, anche lui, ha rotto i coglioni. Basta, basta, sono schifate e vergognate.